Hashtag resilienza e superare il muro dell'indifferenza. Sempre pronto ad andare. Ma non scordo di certo che ho piantato in un campo un ricordo prezioso che germoglierà. La paura è umana, ma combattetela con coraggio. La mafia uccide, il silenzio pure. Siamo ancora qua, per me vuol dire che queste persone che hanno combattuto la mafia, anche se non ce l'hanno fatta, hanno lasciato ancora il loro messaggio con noi. Lui era Paolo Borsellino, che era un magistrato che combatteva contro la mafia. Uno che danza sotto un cielo stellato. C'è una coppia che ride e si bacia. Non sono né un eroe né un kamikaze, ma una persona come tante altre. Temo la fine perché la vedo come una cosa misteriosa. Non so quello che succederà nell'aldilà, ma l'importante è che sia il coraggio a prendere il sopravvento. Se non fosse per il dolore di lasciare la mia famiglia, potrei anche morire sereno. Che posto pazzesco che è questo, che assurdo complesso di... Lui è quello dei 100 passi. Perché si chiama 100 passi il film? Perché da casa sua, a casa del boss mafioso, c'erano esattamente 100 passi. Bea, tu cosa ci metti in questi 100 passi? In questi 100 passi io ci metto la speranza, la voglia di lottare e il desiderio di guardare sempre avanti. Il passato del tempo, sembra che è stato un lampo. Eravamo ragazzi e ora eccoci qua. Insegnasse la bellezza alla gente, la si può dire bellunerma contro l'ometto. Lui è Giovanni Falcone, quello del libro Per questo mi chiamo Giovanni. È stato ucciso dalla mafia perché ha disturbato i criminali. Animali notturni nati in libertà, non disposto a... Non vedo, non sento e non parlo, è la frase che ha detto la sorella di Giovanni Falcone prima a uno dei vari colloqui che faceva con le scuole per spiegare cosa faceva la mafia ai testimoni, che la mafia chiedeva ai testimoni di non parlare e di non dire niente ai magistrati o comunque alla polizia di quello che avevano visto delle azioni che facevano, perché se non parlavano sarebbero state uccise o comunque gli sarebbe successo qualcosa. Tutti quelli che hanno parlato adesso sono sotto protezione della polizia. Una musica giusta. Don Pino Pugliesi, ucciso il giorno del suo 56esimo compleanno dalla mafia mentre cercava di combatterla. Il 15 settembre è stato il 25esimo anniversario della sua morte. Segui il passo, fammi compagnia. Tutto quello che non ha a che fare con il valzer non considerare. Afferrami le mani e con dolcezza e nell'ebbrezza lasciati andare. Quando è che la mafia non ci uccide? Quando facciamo sentire la nostra voce. L'unione fa la forza! Lola, che cosa ci hanno lasciato di resiliente questi personaggi? Ci hanno lasciato un messaggio. Per te, Lorena. La loro forza. Per te, il... E il coraggio. Per te, Lisi. Il loro impegno. Per te, Greg. Il dono di vivere con un sogno. Per te, Silvia. La speranza di un mondo migliore. L'abbiamo fatto in murales, vi piacciono? Li abbiamo fatti contro la mafia. Certo, bellissimi. Sempre li guardo quando passo. Sono bellissimi, sì. Io sono di quel paese, di quelli di... Di Falcone Borsellino? Sì, sono siciliana. L'avete fatto benissimo. Sono belle veramente, bravissime. Grazie. Grazie mille. Ed è per questo che siamo ancora qua. Onda così che nessuno affonda. Bella la tua compagnia. Godi come Dio comanda, il mondo è sbagliato, ma noi siamo una bella banda, noi siamo una bella banda.